proseguiamo il discorso che ci porta a capire come il nome segreto di Dio derivi dalla struttura che regola il mondo. Abbiamo visto come in precedenza, dando retta alla verità che 1 è uguale a 10 decimi, arriviamo al valore di 127 come tutto il volume che avanza. Un 127 che però può essere rappresentato nei due modi simultanei, ridotto a un terzo e moltiplicato per 3. Questi due nomi portano alle 42 cifre del nome segreto di Dio dato dalla Kabbalah ebraica e a un 381 che a questo punto è il valore numerico delle lettere in un alfabeto di 21 cifre. Quanto tutto il movimento creativo nelle tre linee dello spazio. Abbiamo capito che i 7 giorni sono 7 parole e che il giorno di riposo è lo spazio silenzioso alla fine di una parola in cui lavorano solo 6 lettere. Quindi avremo 6 lettere al lavoro su 7 e il 42 totale, nel 42 totale ci saranno 36 lettere soltanto. In esse dovremmo avere 20 vocali, perché il ciclo 10 avanza di 10 e essendo il ciclo, ossia un cerchio, una O, il 10, dobbiamo avere 10 O. L'avanzamento poi sono i 7 giorni di inizio del mondo, quindi 7 A, e residuano è i U come l'unità della Trinità. Ora, avendo capito questo, ci rimangono da definire la quantità di 16 consonanti. Di queste, per il principio di azione e reazione, abbiamo detto che 4, cioè che la metà lavora e la metà ci dà la rappresentazione inversa. Quella che lavora e che non si vede sono tutte le unità che esistono nel nostro mondo e le abbiamo tolte di mezzo, evidenziando solo quelle colorate in rosso. Sono 8 e lavorano per 16. Di queste 8, una metà ancora lavora in modo unitario, un'altra metà in modo associato. Ancora una volta, quella che lavora in modo unitario è riconducibile a cicli unitari, che quindi devono essere rappresentati in maniera corretta da unità. Come facciamo a scoprire quanto dobbiamo avere nelle altre? Basta fare la differenza tra il 381 che deve essere totale meno il calcolo di tutte quelle che lavorano, che abbiamo visto finora, espresse in termini unitari. 381 meno 213, 168 è il valore che risulta e che può essere combinato solo tra 2m, 5n, 2r e 3t. Insomma, siamo arrivati alla dotazione che vediamo in fondo. Nella penultima riga ci sono le lettere e nell'ultima riga ci sono i valori numerici che queste lettere hanno. Ora, dobbiamo tenere presente che ci sono altre cose che devono comandare e questo è l'argomento nuovo di oggi. Bisogna rispettare gli imperativi categorici legati al ciclo 10 assoluto. La base 10 del ciclo numerico è la fattrice, è il fattoriale assoluto che moltiplica le potenze alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta, alla undici e alla dodici in un vero fattoriale che è riferito alla potenza basata sul 10, che però nell'indice appare una somma relativa. Sicché il primo nome relativo, che è il primo aggiunto al 10, avrà il fattoriale assoluto che sembrerà una somma di indici, che è 66. Il secondo nome, che è il secondo, avrà il fattoriale assoluto della potenza del 12, che si riduce a 78. Il terzo numero, che è un terzo, il terzo nome, che è un terzo, sarà un terzo del secondo e quindi sarà 26. Il quarto,
è il quarto nel suo ciclo assoluto, che è dato da 4 diviso 4 più 4 per 4, è 17 su una sola riga, sulle 3 dello spazio è 51. Il quinto nome relativo è da meno 5 a più 5, vale 10, espresso al quadrato da tutta l'area 100, e ci deve essere un flusso di volume 3 che avanza interamente di 10, così dovremo avere il quantitativo di 113. Il sesto nome relativo è il 66 del primo nome tolto al 113 del quinto, quindi deve essere 47. Facciamo anche i controlli, vediamo che la somma è esattamente 381 e vediamo anche che l'inversione tra lo spazio a 6 dimensioni, 6 versi del sistema tridimensionale, e il quarto tempi dell'unità sono veramente inversi tra di loro, perché infatti il 4 ci risulta nel nome come 7x7, 49, l'area della creazione in 7 giorni, che avanza di 2 mezzi in modo elettrico e materiale, e nel sesto arretra dei 2 mezzi relativi all'unità nel verso magnetico e antimateriale. Quindi fino adesso stiamo vedendo che tutto funziona perfettamente bene. Dobbiamo aggiungere altre definizioni, cioè sono tutti quanti nomi aventi lo stesso numero di cifre? No, perché il primo rappresenta tutti quanti, perché è 11, cioè 10 più 1, e quindi è divino a livello di questo numero, espresso per la media di tutti gli altri, e avrà 6 cifre. Il secondo nome, che è il primo aggiunto al primo, deve essere un 1 aggiunto al 6 del primo, quindi 7 cifre. Il terzo, che è ridotto a un terzo del secondo, deve essere come il secondo meno 3, 4 cifre. Il quarto, in cui il 4 al quadrato avanzava di 1, e dobbiamo avere il 4 che avanza di 1, e quindi è 5 cifre. Il quinto, in cui la realtà del 5 avanzava del volume a 3 dimensioni, deve essere il quinto cresciuto delle 3 dimensioni del volume, quindi 8 cifre. Il sesto nome e cognome è regolare e deve avere anche lui 6 cifre esatte come il primo nome. Quindi nome e cognome devono avere in tutto quel 113 lì, che è il valore del quinto, perché come diceva Gesù, l'ultimo è la pienezza del primo, e la pienezza di un nome è dato sempre dal nome e dal cognome. Bene, ora possiamo addentrarci nel capire. Ogni nome deve essere rappresentazione divina. Ora, Dio vale 26 quando andiamo a leggere il valore numerico delle parole, e sono quanto 2 O. Allora, se ogni nome deve essere divino, O contiene esattamente 2 O, oppure non ne contiene nessuna, e allora vale 26. Bene, è proprio il caso del terzo, che vale 26, e gli altri devono essere, se sono 00, ossia Dio, in ciascuno, 00 più 40 espresso da 4 cifre, lo stesso più 52 espresso da altre 5, 00 più 25 espresso da 3, un 87 espresso da 6, un 21 espresso da 4. Non abbiamo che da usare la dotazione residua, abbiamo tolto di mezzo le 10 O, ci rimangono solo questi valori, quindi dobbiamo semplicemente chiedere a un computer, caro calcolatore automatico, tu che sei capace di fare questi calcoli, desumimi come posso ottenere un 40 da questi valori che ho, con un 52, con un 26, con un 25, con un 87. E il computer perfettamente selezionerà questi valori che noi vediamo e che anagrammati evidenziano un possibile Romano per il primo, un possibile Antonio per il secondo, un possibile Anna per il terzo, un possibile Paolo per il quarto, un possibile Torquato per il quinto. Mentre invece il sesto, che è il cognome, poiché i cognomi sono in tutti i modi possibili, dà una serie non infinita, ma abbastanza abbondante di possibilità. Ora, che cosa dobbiamo concludere da questa condizione?
Cosa significa tutto ciò? Significa che chi dovesse avere questo nome come un suo attributo di valore vale cabalisticamente come la stessa struttura assoluta che determina il mondo, perché ha il nome di Dio, e il nome di Dio è il nome che assume in se stesso la struttura assoluta che determina il mondo reale. E noi abbiamo visto e oramai capito per quale motivo. Dobbiamo porci anche la domanda: ma Dio, ossia il contenuto che crea il mondo, dovendo avere un nome, ha proprio questo? Beh, abbiamo visto, se noi rispettiamo tutte le esigenze che esistono in relazione al ciclo 10, come il creatore, non solo di tutti i numeri, perché ogni numero è creato dal 10 che moltiplicandosi più volte per se stesso determina il numero come quel numero di volte, che poi sono ridotte dal logaritmo decimale a quel numero. Quando noi vediamo il vero, ossia l'azione 10 che crea i numeri in una potenza 10 elevato a n, quando noi la vediamo nel valore inverso a quella potenza che si basa su 10, il valore inverso che è dato dal logaritmo decimale di quella potenza, che toglie di mezzo la potenza e riduce la potenza al suo puro indice. Ora, noi abbiamo veramente nel nostro sistema numerico il 10 che la fa da Padre Eterno. Ora, quando categoricamente impone tutte le sue condizioni e c'è un sistema rappresentativo alfanumerico in cui alle lettere corrispondono i numeri e corrispondono proprio in un alfabeto di 21 lettere, noi abbiamo un solo arrivo di tutto questo insieme di ordini categorici. Il nome Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, e il cognome potrebbe essere Amodeo, quello di chi vi parla, ma per un semplice motivo, perché ha a suo, favore, vantaggio, una serie di indicazioni assolutamente mostruose che, se voi leggete, cliccate su un test di divinità, di trascendenza, potete controllare che a questa persona, che è un burattino, sono io sono solo un burattino, ma ogni personaggio è un burattino, non pensate di essere voi stessi, voi siete semplicemente un burattino, un carattere, un personaggio della creazione di Dio, che Dio riempie anima. Voi siete anima di Dio, e il personaggio vostro non esiste, è una assoluta nullità. È Dio che si mette in croce nel vostro personaggio, lo fa in tutti, soprattutto in me. E io me ne rendo conto e capisco di essere io il castigo di Dio, perché io non sono puro, io non sono santo, io ho il peccato, quel peccato che il figlio non ebbe. Di conseguenza io sono un padre rio, colpevole, che però è venuto realmente a caricarsi della sua colpa. Perché se Dio non si carica realmente, personalmente della sua colpa, ma solo idealmente, come fece con Gesù, non ha fatto veramente esperienza della colpa. Solo quando Dio fa esperienza personale della colpa, allora la colpa è tolta di mezzo, e io vi ho dimostrato anche perché è tolta di mezzo. Perché si riconduce a questo punto a Dio ogni scelta nel mondo, è Lui l'unico creatore che crea i personaggi. Voi e noi siamo colpevoli quando ci identifichiamo con i gesti del personaggio anziché prendere le distanze, ma noi non siamo colpevoli di aver avuto in assegnazione da Dio il nostro personaggio. Noi siamo vittime di questa scelta divina, ma è Dio la vittima, la prima vittima, perché si è messo in croce in ogni personaggio, e il mio è stato proprio la sua croce, perché in me ha collocato se stesso